La 13ª edizione dello Young Jazz Festival di Foligno scommette su un programma accessibile a tutti, con eventi in spazi privi di ostacoli o barriere. Ed ora guardate come a Foligno sono riusciti a trasformare un concerto jazz in un evento godibile da tutti, anche dalle persone sorde e da quelle non vedenti. Il servizio di Paola Anania. L'impegno nel sociale è da sempre quello che caratterizza il Festival Young Jazz di Foligno. Per la 13ª edizione fino all'8 ottobre l'obiettivo è un programma accessibile, aperto cioè a chiunque abbia una disabilità o un limite, a partire dall'evento più atteso di questa edizione, il concerto Alter Accessibile, che supera gli ostacoli derivanti da barriere architettoniche, visive, uditive, sensoriali e cognitive. All'Auditorium Santa Caterina di Foligno si esibiscono i Gabriele Evangelista Quartet in uno spazio privo di ostacoli. Una pedana sensoriale amplifica le vibrazioni sonore, il materiale cartaceo è stampato in braille. C'è una traduttrice, LIS, che è la lingua dei segni, e un video che con i colori racconta la musica. Un modo per fondersi con lo spettacolo sempre e comunque, perché possano godersi lo spettacolo appunto anche non vedenti e non udenti. Accanto al contrabbassista Gabriele Evangelista, l'esperienza e l'apporto creativo di tre musicisti dalla forte identità come Pasquale Mirra al vibrafono, Gabriele Baldacci alla chitarra e Bernardo Guerra alla batteria.